L'Europa non si aspetta con Giorgia Meloni. Guardi, un'Europa più vicina ai cittadini, un'Europa più concreta, un'Europa che sia più vicino alle esigenze delle persone. Voglio ricordarvi un fatto storico che spesso si dimentica. Quando furono firmati i trattati di Roma, atto fondativo di quel processo che poi ha portato alla creazione dell'Europa, in Parlamento tutti votarono a favore tranne il Partito Comunista, quindi gli eredi della sinistra di oggi erano all'epoca anti-europeisti. Poi ci fa piacere che loro adesso abbiano rivisto la loro posizione e siano diventati europeisti, è una cosa che ci compiace, però la storia è questa e non la possiamo cambiare. Andatevi a leggere gli atti parlamentari, ma sicuramente siete più giusto, ma su di Saviano ci sarà un ripensamento, cioè lo inviterete? Mazza l'ha invitato, forse lei non legge le agenzie di stampa, ci lavora ma non le legge. No, io non ci lavoro tra l'altro, ma dovevate invitarlo voi all'inizio, perché l'avete tenuto fuori? No, guardi, lì mi pare, allora innanzitutto non ho deciso io, c'è un commissario che agisce in maniera autonoma e indipendente, quindi io non influenzo le decisioni del commissario che fra l'altro è un intellettuale, un giornalista, quindi è in grado di esercitare il suo libero arbitrio, quindi questo lo chiariamo, è come se io chiedessi a lei perché lei ha escluso Saviano, la stessa cosa. Detto questo lui non è stato, io poi ho chiesto al commissario, lui non è stato proposto dai suoi editori, cioè i suoi editori non, poiché il meccanismo non creato da noi ma creato da tanti anni è un meccanismo che prevedeva che fossero gli editori a proporre X scrittore, Y scrittore, i suoi editori non lo hanno proposto, ma nonostante ciò Mazza ieri lo ha invitato pubblicamente con un comunicato a venire. Punto. A proposito di storia, a Pescara Meloni dice scrivete Giorgia, Vannacci 48 ore fa dice scrivete Decima. Me la commenta questa scelta di Vannacci, che è stata fortemente contestata, no? Ma io non sostanzialmente non sono d'accordo con Vannacci, insomma ognuno si scrive nome e cognome, si può scrivere nome in alternativa al cognome, questa è la prassi regolamentare. Ma per ciò che rappresenta o per una questione di nome e cognome? No, per ciò che rappresenta, non è una cosa che mi appartiene. Non so se avete letto la mia intervista ieri alla stampa, leggetela, insomma, dove ho detto che avrei condiviso molte battaglie di Giacomo Matteotti, sono vicino per la solidarietà, vicino agli operai, vicino alle persone che avevano bisogno, quindi sono lontano. In generale che non si trova d'accordo con Vannacci, a quanto abbiamo capito. Ah? In generale che non si trova d'accordo con Vannacci, a quanto insomma abbiamo appreso adesso dalle sue parole. Ma io sono un conservatore. La parola conservatore viene ben spiegata da Giuseppe Prezzolini nel Manifesto dei Conservatori, viene da Cnavu. Chi era il Cnavu? Era colui il quale guardava il fuoco nelle antiche tribù indoeuropee che si spostarono dall'Asia centrale verso l'Europa occidentale. Tutti quanti discendiamo da questo ceppo. E guardare il fuoco ovviamente era un simbolismo che indicava i valori di una comunità, l'identità di una comunità. E poi Prezzolini dice una cosa molto importante, dice il progressista è la persona di domani. Il conservatore è la persona di dopodomani perché modernizza una società salvaguardandone i valori. Vabbè, ministro, non le piace. Domani nascerà in piazza, vi aspettate che oggi questa piazza sia molto più sentita, partecipata, numerosa di quella di domani? Non dispongo del piazzometro. Ministro, la presidente e anche della sfera di cristallo. E vabbè, basta, sono stato gentile. Commentare De Luca non riesce a essere gentile, ministro.